Don Bosco, dopo scuola per 30 alunni, articolo del giornale La Sicilia, del 28 marzo 2013, articolo scritto dalla giornalista Sandra Mazzaglia. È partito da alcuni giorni e sembra riscuotere già la soddisfazione di mamme e bambini. Stiamo parlando del progetto di doposcuola, che l'amministrazione comunale di Santa Maria di Licodia ha avviato per frenare il rischio di insuccesso scolastico e sostenere i nuclei familiari in difficoltà. A beneficiare dell'iniziativa sono oltre 30 alunni dell'istituto comprensivo Don Bosco, di età compresa dai 6 ai 10 anni che, per varie ragioni personali o relazionali, hanno bisogno di un aiuto per realizzare il proprio potenziale e scoprire i loro punti di forza. 4 appuntamenti settimanali, dal lunedì al giovedì, dalle 16 alle 18, nei locali dell'ex chiostro benedettino, resi possibili grazie alla solidarietà di alcune insegnanti, dei giovani della Protezione Civile di Santa Maria di Licodia e di altri volontari. Il progetto, spiega l'assessore alla pubblica istruzione, Vitaliana Greco, nasce dall'analisi di un bisogno rilevato dalla scuola, per sopperire alla crisi, che colpisce le famiglie, speriamo che al doposcuola possano in estate essere affiancate altre iniziative socio-ricreative. Un'attività utile, ha aggiunto il sindaco Salvatore Mastroianni, che cercheremo di mantenere negli anni.